No, la situazione è tornata alla normalità dopo quella bomba d'acqua di sabato scorso. Io non ero presente in territorio, ero in Francia, però eravamo sempre aggiornati su quello che era successo e quello che stava succedendo. E quando è stato fatto l'asfalto nuovo sulla strada comunale, un pozzetto è stato chiuso, che era un pozzetto che sfiorava un'altra caditoia che era in cima al castello. Quindi la tanta acqua e la pressione dell'acqua hanno fatto saltare il coperchio che era sotto l'asfalto, e quindi poi ha creato questo piccolo danno sulla strada principale, sulla provinciale, ma che è stata prontamente sistemata poi dai tecnici della Marche Multiservizi, dalle ditte che sono state chiamate e dall'ufficio tecnico comunale, dai vigili, quindi tutto sotto controllo. Avete rimesso tutto nello stato originale delle cose, adesso qui sono diversi però i lavori che dovete affrontare, insomma le vostre strade hanno sempre avuto sicuramente un livello di attenzione massimo, la provincia vi ha risposto un po' ai vostri appelli? Sì, la provincia ha fatto dei lavori importanti perché come avete visto il tratto di strada, quello sul Monte delle Stelle, è stato sistemato. Abbiamo altri fronti su cui lavoriamo e speriamo che la provincia insomma ci dia una mano importante. Poi fra po' il 31 di ottobre si vota, i sindaci votano di nuovo per la provincia, quindi speriamo che tutto vada per il verso giusto, ecco. La viabilità per un comune come quello di Terre Roveresche, che deve mettere in comunicazione diversi siti, è importante, questa è una cosa sicuramente alla vostra attenzione. No, è una priorità anche perché noi abbiamo 250 km di strade, tra strade asfaltate e strade bianche, e quindi il capitolo di spesa delle strade è un capitolo insomma cospicuo, anche quest'anno abbiamo investito parecchio perché stiamo asfaltando, stiamo continuando con i lavori dell'inverno e poi stiamo preparando il piano delle asfaltature per il prossimo anno, quindi stiamo andando avanti.